Qui c'è un traversone di Monaco sul calcio d'angolo, poi ancora Melchiori che prende il pallone, cerca di destreggiarsi ma non ce la fa. Questa è l'azione migliore del Lecce, con un servizio di Baldieri per Melchiori che sbaglia quasi a botta sicura. Poi ancora un'azione di Baldieri che va sul fondo, mette un traversone in mezzo, la testa di Ayew ma finisce fuori. E con le immagini siamo alla ripresa, qui c'è Micola che cerca di ferire su punizione, non ce la fa, anche in questa occasione sfiora il palo. Poi è la più grossa occasione per la Cireale con Vasari, un buon giocatore che Gatta riesce a fermare nel modo migliore. Ancora un attacco del Lecce, ma sono attacchi piuttosto bloccati. Qui vediamo la doppia ammonizione per Bonanno che viene espulso per un fallo su Melchiori. Mischie che si aprono in aria nel tentativo di arrivare dalle parti di Amato senza molta lucidità, qui è Biondo che si fa parare il tiro dal portiere siciliano, poi ancora una punizione che il portiere siciliano di Monaco, che il portiere siciliano riesce a deviare con un piede piuttosto fortunato in questa occasione, ancora un attacco di quelli continui del Lecce, ma vedete troppi traversoni che nessuno dei leccesi riesce a deviare di testa, qui è il tiro di Pittalis, uno degli esordienti di oggi, che devia il pallone in fallo di fondo, non riesce a centrare la rete. Un Lecce che è stato incoraggiato per tutti i 90 minuti dai suoi tifosi, che alla fine però hanno fischiato, forse un po' troppo presto per trarre delle conclusioni. Il Lecce però ha bisogno di crescere, ci sono degli equivoci a centrocampo e in attacco Baldieri e Ayew non sono ancora ben integrati. Luciano Spinosi, che abbiamo sentito alla fine della gara, è il più critico con i suoi uomini. Sentiamo l'intervista. Spinosi, allora questo Lecce non ce la fa a ricominciare da tre? No, oggi abbiamo pareggiato una partita giocata malissimo, abbiamo avuto direi una mezza, forse due palle gol, ma non sfruttate neanche bene, non riesco a capire, forse spero che sia soltanto il caldo o la stanchezza di mercoledì, altrimenti c'è da pensarla non tanto bene. In tutti i modi si sono impegnati fino al 90esimo, ci hanno provato in tutte le maniere, anche male, ma scoordinati, però ci hanno provato, non c'è da dirgli niente. Poi se andiamo a vedere anche gli altri risultati delle altre squadre, diciamo che questo pareggio comincia a essere buono, però ripeto, è poco e male, e speriamo di far bene la prossima volta. Forse mancanza di continuità nell'azione anche. Ma non lo so, io posso dare anche l'attenuante al primo tempo, ci sono stati degli esordienti, il caldo, ripeto, la partita di mercoledì. Nel secondo tempo ci siamo un po' ripresi, però abbiamo giocato disordinatamente. Abbiamo seguito a buttare questa palla dentro l'aria dove non abbiamo nessun colpitore di testa. Evidentemente il caldo così li è un po' appannati. Io mi auguro che sia questo perché, ripeto, ne parlerò adesso da già domani con i ragazzi perché dovremmo andare in Inghilterra, stiamo 2 giorni assieme e discuteremo perché bisognerà cambiare qualcosina sicuramente.